In queste immagini rivediamo gli stessi concetti del video precedente. Questo è un atomo idrogenoide con un solo elettrone, quindi, e un nucleo contenente Z protoni, che se poi Z è uguale a 1 è un protone solo, quindi è l'atomo di idrogeno. Quando l'atomo riceve energia dall'esterno sotto forma di radiazione elettromagnetica, in pratica di fotoni, l'elettrone può assorbire uno di questi fotoni se l'energia del fotone è quella giusta per permettere all'elettrone di fare un salto dal livello inferiore a un livello superiore. In questo caso, per esempio, dal livello 2 al livello 3. L'elettrone assorbe il fotone e salta ad un'orbita superiore. Poteva saltare pure dal 2 al 4, per esempio, assorbendo un fotone dell'energia giusta, pari alla differenza di energia tra il livello 2 e il livello 4. Quando poi l'elettrone che era saltato sul livello 3 si disseccita e ritorna sul livello 2, per esempio, allora emette un fotone di energia pari alla differenza fra i due livelli energetici dell'elettrone, cioè E3 meno E2. L'elettrone ritorna alla sua orbita originaria ed emette un fotone. Qui abbiamo la stessa situazione con l'elettrone che salta da un livello a uno superiore quando assorbe un fotone e ritorna in un livello inferiore emettendo un fotone. Qui abbiamo mostrate le varie serie che si distinguono in base al livello di arrivo, cioè il livello dove l'elettrone ricade. Se l'elettrone ricade sul livello 1 è la serie di Lehmann, che quindi comprende tutti i salti da 2 a 1, da 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, 6 a 1 e così via. La serie di Balmer sono tutti i salti che ricadono sul livello 2, quindi 3 a 2, 4 a 2, 5 a 2, 6 a 2 e così via. Sono naturalmente infiniti salti. La Paschen sono tutti i salti che ricadono sul livello 3. Questo disegno sembrerebbe sbagliato, probabilmente lo è, perché queste linee dovrebbero essere disegnate così, il salto 4-3, 5-3, 6-3. E questa è la serie di bracket con tutti i salti che finiscono sul livello 4, quindi è sbagliato pure questo perché dovremmo avere il salto 5-4, 6-4, 7-4 e così via. Piccola osservazione, questi cerchi non sono le orbite dell'elettrone perché sappiamo che le orbite diventano sempre più larghe. Sappiamo infatti che la prima orbita è la più stretta, ma la seconda è 4 volte più larga, la terza 9 volte più larga della prima, la quarta 16 volte e così via. Sono proporzionali a n alla seconda. Ma in realtà in questo disegno non sono rappresentate le orbite, ma sono rappresentati i livelli energetici, che infatti vediamo addensarsi e stringersi uno sull'altro, come per esempio in questa figura. Quindi sono i livelli energetici che invece di averli disegnati tutti paralleli orizzontali, sono stati disegnati di forma circolare. Guardiamo infine quest'ultima immagine, dove possiamo immaginare che stavolta siano rappresentate le orbite, perché vediamo che vanno allargandosi sempre di più, distanziandosi una dall'altra, quindi prima orbita, seconda, terza, quarta, quinta e così via. Sono riportate anche le varie serie, la Lehmann che cade nell'ultravioletto, che sono tutti i salti che finiscono sul livello 1, la Balmer che invece cade sul livello 2, la Paschen sul livello 3 e così via. In particolare qua vediamo che l'elettrone quando ricade dal livello 3 al 2 emette un fotone rosso che è questo fotone qui dello spettro dell'atomo di idrogeno che abbiamo già visto anche nel video precedente. Quando invece l'elettrone cade dal 4 al 2 emette un fotone celeste che è quest'altra riga. Ovviamente siccome il salto è più grande, salto di energia maggiore, il fotone è emesso con maggiore frequenza, infatti si vede che è un pochino più stretto del fotone rosso, cioè ha una lunghezza d'onda minore di quella rossa. Ha infatti una maggiore frequenza perché è un fotone di maggiore energia, pari alla differenza dei due livelli energetici. Se poi il salto viene compiuto da 5 a 2, il fotone è ancora più stretto, quindi la sua frequenza è ancora maggiore e è questa riga blu. Infine il salto 6-2 libera un fotone ancora più stretto, sempre blu, che è un'altra riga qua vicino. Qui sono indicate anche le lunghezze d'onda, 656 nanometri è questa riga rossa, 486 nanometri è questa riga celeste, poi 434 nanometri e 410 nanometri sono le due righe blu. Ricordiamo che solo la serie di Balmer cade nel visibile e poi neanche tutta, perché vediamo soltanto queste prime quattro righe. Le altre righe cadono nell'ultravioletto insieme alla Lehmann, che sta ancora
più a sinistra nell'ultravioletto, mentre invece le altre serie, oltre quella di, cioè sopra quella di Balmer, quindi a partire da Paschen in su, stanno nell'infrarosso. Le serie infatti erano queste: la Balmer è l'unica che ricade quasi tutta nel visibile, e le quattro righe che vediamo sono la rossa, la celeste e le due blu, corrispondente ai salti da 3 a 2, da 4 a 2, da 5 a 2, da 6 a 2.